Tanta bagna per tutti ragazzi, sono Mr. Blue. Oggi sono in compagnia di Red, Black e siamo qui insieme per un unboxing di un nuovo paio di cuffie. Queste sono le Ozone Rage 7THX e sono delle cuffie 7.1. Possiamo procedere allo scavicchiamento. Procedo. Vamos. Scavicchi, ma non apparentemente non ci sono etichette di plastica. Stranamente. Scotch in plastica inutile. Continuiamo. Cuffie per PC. Stupende. Partiamo dalle cose inutili. La penso sia cos'è la quick guide. Sì, esatto. Guida rapida. Cose che di solito non si leggono. Cose che si lanciano. Invece che abbiamo importante, il gel silica. Il microfono con il CD di installazione. Cuffie compatibili con PC. Solo PC. Controlla un po', c'è anche il Mac. Apparentemente non c'è ritorno nel Mac. Questo è il microfono. Ok. Ci al descatolamento. C'è un perché. Perché c'è la plastichina bastarda, eccola lì, non c'è la plastichina esterna, c'è. Questo ragazzi è un pezzo pericolosissimo. Ho fatto la casa. Aspetta, Elio. Se lo sapevi. Non lo sapevo. Hai intuito. Perfetto. Fil di ferro. C'è il filo spinato. Non riusciamo nemmeno a togliere questo. Oh, benissimo. Qua. Molto 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 belle, molto leggere, anche qua cuscinetti morbidi, un pochino differenti dal modello di cui avevamo già fatto l'unboxing, però sembrano comodi. Possiamo procedere con l'inserimento del microfono? Certo. Qui abbiamo sempre il telecomando, in cui è possibile alzare e abbassare il volume della cuffia e switchare dal mute. Ah, qui si può mutare sia la cuffia che il microfono. Quindi doppia funzione. Bene. USB abbiamo già detto. Procediamo al collegamento, sì, con un computer. Colleghiamo l'USB delle cuffie con il computer. Si aspetta una luce, Mr. Sì. Eccola qua. Eccola. Mi ha anticipato. Ah, addirittura il microfono. Potere. Bellissimo, bellissimo. E anche sul controller del volume. No, beh, decisamente è una bella cuffia. Sì, sì, molto bella. A me quello che impressiona è la leggerezza, non so se sì. Mister Blue vuole approfittarne. No, veramente, leggerissima. Eccoci tornati, le abbiamo provate al volo per provare la qualità audio. Essendo un 7.1, chiaramente la qualità audio è a un altro livello rispetto al modello stereo. Io personalmente sono soddisfatto, l'hanno provata anche Black e Blue. Decisamente migliori rispetto all'altra cuffia. E sì, anche per comunque sono cuffie per pro gamer, anche qui sulla scatola. Per pro player. Per pro player, martello 13. Sono molto leggero e c'è da dire che l'archetto è un po' più rigido rispetto ad altri modelli. Perché? Perché comunque non è snodabile, quindi rimane saldo all'arcata, però vabbè, è superibile come mancanza, diciamo, perché comunque rimangono abbastanza leggere e maneggevoli. Ecco, diciamo, l'unico punto a sfavore un pochettino rigide. A occhio sembrerebbe che la plastica, ecco, non sia proprio della migliore qualità, però alla fine, comunque, per il prezzo per cui vengono vendute, sono un prodotto molto buono. Questa è una scelta per chi ama un audio di una certa qualità, decisamente migliore, sì, e ha un pochino più di soldi. Consigliate sicuramente queste rispetto all'altro paio di cuffie. Sempre portate alla qualità prezzo, certo. Dipende sempre quanto uno ha di budget. Allora ragazzi, per questo video è tutto, vi ringraziamo per la visione e vi consigliamo magari di vedere anche l'altro video sempre sul prodotto Ozone, una cuffia un pochettino più economica, magari adatta anche alle vostre esigenze. Non aggiungerei altro se non rimandarvi al prossimo video, cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e commentare magari per dubbi o quant'altro. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao!